Diciamo che sono state elezioni provinciali un po', che hanno lasciato un po' di confusione politica, perché insomma il PD aveva indicato, il PD regionale aveva indicato di votare un candidato di centrodestra, indicazione disattesa dal PD locale, il centrodestra che si è diviso sui candidati, insomma c'è un po' di confusione. Beh, diciamo che nella confusione ha prevalso il buon senso e la ragionevolezza. E credo che insomma, le elezioni provinciali siano state uno spartiacque non di poco conto, che hanno testimoniato ancora una volta come degli accordi sovraordinati evidentemente non hanno avuto l'effetto che sperato da parte di coloro che li hanno sottoscritti, e questa commistione, insomma, anche questo, diciamo, accordo di potere che in qualche modo era stato siglato in ambito regionale, ha avuto poi insomma, una dimostrazione di una po' scarsa tenuta in ambito locale, anche perché insomma, è evidente come ci siano molti consiglieri comunali in tutta la provincia che non si richiamano ad alcun partito, e quindi c'è una pletora di amministratori che non hanno vicinanza a dei partiti e quindi sono liberi e giustamente hanno ritenuto scientemente di votare per il candidato che a loro parere era il migliore possibile. La domanda è d'obbligo, questa convergenza che si è vista con D'Alberto ed altri, insomma, per le elezioni provinciali potrebbe essere riproposta anche per le amministrative, c'è cioè la candidata Maria Cristina Marrone che insomma in questo momento corre contro l'attuale sindaco. Noi abbiamo un nostro candidato, l'abbiamo presentato in tempi non sospetti, quindi ormai è già in pista da un paio di mesi, sta facendo incontri, riunioni. Ovviamente sta riscontrando anche un certo tipo di fermento e di questo siamo particolarmente entusiasti perché riteniamo che sia un candidato assolutamente di qualità, è una donna, una persona autorevole, una persona che ha molta capacità amministrativa e sicuramente una figura di rottura rispetto a quelli che sono gli scenari che si stanno prefigurando. Sul discorso dell'interlocuzione con chiunque, anche con il centro-sinistra, è chiaro che il nostro è una posizione di cerniera, per cui le interlocuzioni ci saranno finché sarà possibile averle, ma non, questo non significa, perché poi insomma ci sono anche dei malpensanti che vorrebbero sostenere un ritiro, vorrebbero ipotizzare un accordo sulla testa di chissà chi, non c'è nulla di tutto questo, la verità è che c'è un fermo convincimento che la campagna elettorale adesso partirà e partirà con tutte le capacità di cui noi siamo in qualche modo capaci e faremo ovviamente il nostro percorso. Poi nel prosieguo ci dovranno essere anche delle interlocuzioni, questa è una partita che come è noto si gioca su più tempi, dipenderà molto anche dai candidati in campo. Al momento mi pare che insomma, gli unici candidati siano Gian Guido D'Alberto, che è un sindaco uscente, e siano Cristina Marroni. Non vedo al momento altri, ne usciranno, ma noi ovviamente saremo attenti a quelle che saranno le intuizioni degli altri partiti, ma noi abbiamo il nostro candidato e su questo puntiamo fermamente. E lui l'ha vissuto anche in prima persona quando era vice sindaco di Maurizio Brucchi. Secondo lei, da anni il centrodestra, ha iniziato una sorta di percorso di autodistruzione? La domanda è molto spinosa. Il centrodestra, io difficilmente mi piace parlare della casa degli altri, voglio dire. Io quello che noto è che oggettivamente c'è una conflittualità che non aiuta sicuramente, ma che non aiuta neppure chi si candida, perché poi insomma avere dei riferimenti anche in opposizione è utile anche per chi governa, e anche se lo agevola magari in termini elettoralistici, però la condizione che viviamo è una condizione di grande frammentazione, credo che queste elezioni provinciali ne abbiano acuito le disparità, gli effetti, insomma abbiamo assistito per giorni a articoli, accuse, veti incrociati, adesso leggiamo di vendette o prossime vendette, questo sicuramente non aiuta la politica. Mi rendo conto che avendo fatto politica per molto tempo purtroppo fa parte anche delle logiche, però questo centrodestra immagino così come strutturato faccia molta fatica a ritrovare una coesione. E probabilmente la dipartita di taluni che nel centrodestra hanno spesso operato per dividere, forse gli consentirà finalmente di ritrovare, diciamo, una condivisione di intenti.